Questo video è in collaborazione con Fantasia Store e Grande Inverno, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network, Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Dopo aver fatto visita ad ogni fazione, o quasi, presente sul pianeta al centro dell'universo, siamo giunti all'ultima casa, per ora, di questo ciclo che è da quasi un anno che ci accompagna sul canale. In questa puntata saranno i selvaggi ad aprirci le loro foreste per mostrarci più da vicino come vivono sul crogiolo. Prima di partire mi preme farvi delle domande. Parlate qualche parola Nifl? Credete nelle streghe? Avete affinità con le bestie? Ve lo sto chiedendo perché tutti questi requisiti potrebbero fare la differenza tra passare un buon periodo tra il verde accogliente della natura e correre con le gambe in spalla pregando gli architetti di trovare una via di uscita al più presto. Siete sicuri di voler intraprendere questo viaggio? Bando agli indugi allora e andiamo a scoprire assieme cosa si cela in agguato tra le giungle del crogiolo. Andiamo a dargli un'occhiata. Selvaggi! Gli architetti hanno radunato piante, animali e altre forme di vita da tutto l'universo per popolare il crogiolo. E continuano tuttora a farlo mescolando biomi alieni per creare qualcosa di rigoglioso ed energicamente vivo, anche se non del tutto armonico. Delle varie creature selvagge del crogiolo si prendono cura i folletti meccanici, bizzarri automi che fanno del loro meglio per mantenere una parvenza di equilibrio nel luogo. Pur sforzandosi di preservare questo equilibrio, i folletti non tentano però in alcun modo di mantenere segreta la vita selvaggia. Di conseguenza, i lupi della terra potrebbero presto ritrovarsi cacciati dagli Snekgar marziani. I gorilla Nifl di Regulus Prime potrebbero ciondolarsi dai rami di Nepente di Visgard, lenti a germogliare, e le formiche dello zucchero di Alpha Centauri potrebbero essere divorate dalle piante carnivore venusiane, da non confondere con le piante della Terra sorprendentemente simili a queste ultime. Con il tempo, queste specie si evolvono per trovare un rifugio adatto a loro sul crogiolo, a volte perfino mescolandosi e incrociandosi con altre forme di vita aliena della biologia compatibile, magari aiutati dai folletti e dalle strane mutazioni provocate dagli Ember selvaggi. Anche se alcuni di questi animali possono ancora essere ricondotti alle bestie dei loro pianeti d'origine, altri diventano creature del crogiolo in tutto e per tutto, e non è possibile trovarli in alcun altro angolo dell'universo. Queste creature selvatiche sono collettivamente note come selvaggi. Assieme agli umani e agli altri esseri senzienti che rifiutano la civiltà e si rifugiano nelle terre selvagge, costituiscono una fazione caotica a parte. I selvaggi sono privi di un'organizzazione centrale vera e propria, anzi, in certi casi, sono direttamente privi di intelligenza. L'unico elemento che li accomuna è la volontà di vivere abbandonandosi alla loro vera natura, qualunque essa sia. Società. Poiché i selvaggi includono, per definizione, ogni creatura, pianta, fungo o altro essere vivente selvaggio del crogiolo, le loro diversità sono impossibili da enfatizzare. Volendo fare un tentativo, possono considerarsi variegate. Nel caso di quegli esseri senzienti che possono essere definiti persone appartenenti a qualsivoglia specie, i punti in comune aumentano. Alcuni sono cresciuti presso le società civilizzate, ma hanno voltato loro le spalle, e altri hanno sempre vissuto nelle terre selvagge, ma tutti si trovano più a proprio agio sotto il cielo aperto del crogiolo che non all'interno di città di pietra e acciaio. E tutti preferiscono conversare con bestie e uccelli, che non con i propri simili senzienti. Alcuni di questi esseri, forse grazie al consumo libero e all'utilizzo degli Ember, hanno sviluppato la capacità, quasi sovrannaturale, di parlare non solo con gli animali, ma anche con piante e funghi.
Queste loro capacità sembrano quasi magiche e molti finiscono per chiamare questi esseri stregoni o attribuire loro altri termini tratti dalle loro mitologie, ma si tratta in realtà di esseri innocui, almeno nella maggior parte dei casi. Tecnologia. I selvaggi, come comunità, non fanno uso della tecnologia, dato che la maggior parte delle distinzioni accademiche tra un essere senziente e una bestia selvaggia ruotano appunto attorno all'uso o al mancato uso della tecnologia stessa. Tuttavia, la linea di confine è più sfumata di quanto sembri. I gorilla Nifl, pur essendo considerati animali, fabbricano rozzi gioielli e sono in grado di usare gli strumenti più semplici quando ne hanno bisogno. Inoltre, tutti i folletti delle terre selvagge sono esseri meccanici, ed esistono strane forme di vita sintetica nella galassia che confondono ulteriormente le acque. Molti esseri senzienti, che possono essere considerati selvaggi, hanno preso le distanze dalla maggior parte della tecnologia. Ma anche nei luoghi più selvaggi del crogiolo è possibile trovare macchine tecnologiche da riciclare e riconvertire. Dopotutto, sono molte le civiltà che finiscono per soccombere alla natura selvaggia. Arconti. Le menti degli animali costituiscono una sfida unica per la decantata capacità di un arconte di comunicare con ogni abitante del crogiolo. Alcuni sono attratti dalla semplicità degli schemi di pensiero dei selvaggi, la cui linearità è fonte di tranquillità e ha un influsso calmante. Altri arconti sono attirati dalla percezione del mondo selvaggio e dalla libertà senza confini di cui godono queste creature. Nella maggior parte dei casi, le bestie selvagge sono ben liete di ignorare qualsiasi cosa che non risulti essere predatore o preda, ma certi animali o individui più socievoli apprezzano la compagnia senza pretese di un arconte nel corso dei loro viaggi. In questo screening generale della casata più indisciplinata del pianeta abbiamo scoperto nuovi dettagli fondamentali che vanno a fornire importanti elementi a completamento del grande puzzle che è il crogiolo. Ad esempio, è la prima volta che sentiamo di questi Snekgar marziani, che potrebbero essere dei macchinari utilizzati da Marte per la caccia o addirittura una nuova specie di ominidi verdi. Visgard, una probabile zona sotto il dominio degli stessi selvaggi, dove sorge o sorgeva Regulus Prime, che potrebbe rappresentare una vecchia città abitata da chissà quale civiltà, prima che la natura ne rivendicasse di diritto il possesso, e della presenza di piante terrestri, probabilmente interrate dalla Federazione dopo la caduta della Quantum. È da dire anche che in un piccolo passaggio c'era nascosta la presenza di mutazione di massa, dato che si è parlato per l'appunto di mutazione provocata dagli Ember selvaggi, e se ci fate caso è proprio raffigurato un primate sulle confezioni dell'espansione nera. Segnale che il capitolo attuale era già nei piani dei creatori al tempo del richiamo degli arconti. Chissà se è passato inosservato qualche altro messaggio subliminare nelle storie passate. Se vorrete approfondire di più e partire alla scoperta di indizi, vi lascerò qui sopra l'intera playlist. Fatemi poi sapere nei commenti cosa scoprirete. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.